Come si sveglia Vicenza oggi? Come valuta, insomma, dopo l'elezione del nuovo sindaco? Beh, siamo felici, finalmente una giunta un po' diversa, ci contiamo, insomma. Beh, insomma, rassegnata, voleva meglio, però, insomma, il peggio può sempre venire. Senza criticare il lavoro di chi c'è stato prima, ha fatto sicuramente il suo meglio. È bene che ci siano forze giovani, idee giovani. Vicenza si sveglia, io sono positiva. Il signor sindaco era sicuramente una brava persona, però ci vuole un po' più di polso. Ovviamente pessimista, ma io sono dall'altra parte, quindi mi sembra logico. Cioè, non sono al di sopra di ogni sospetto, è una mia opinione. Ho tanta paura. Avanti i giovani. Indifferente. Male, molto male. Sì. Cosa si aspetta? Si aspetta, cosa vuole che si aspetti? No, non possiamo aspettarci niente da un ragazzo di 33 anni. Cosa vuole che ci dia? Partiamo bene. Sono contento che i giovani si sono mossi, anche se l'affluenza secondo me era patetica. Quando vedremo che cosa farà, allora si potrà dare un giudizio. Adesso la cosa incredibile è che l'unica città che è andata al centro-sinistra è Vicenza, ecco quello. Io volevo ringraziare il sindaco Francesco Rucco per questi 5 anni di collaborazione e soprattutto durante la pandemia per il sostegno che ha dato a noi commercianti. Era sempre presente. Mi aspetto che adesso le promesse che sono state fatte in campagna elettorale vengano realizzate. Tanto uno va all'altro, a mio avviso. È come il minestrone, più fasoli ti metti dentro, più buon viene. Ecco, e stesso se compagno se è il comune. Un 50 e 50. Sono stata un po' delusa comunque. E quindi sinceramente non me l'aspettavo, qualcuno mi ha detto che se l'aspettava, io no. La reazione è quella sperando di novità, di un nuovo inizio e si vedrà. È il tempo della ragione se vincente o no. Rimaniamo al balcone e guardiamo, vediamo un attimino. Quale balcone? No, qui a Vicenza non ci sono quei balconi lì.